notte ramingo e fuggitiva, lanciata veloce lungo le strade d'Emilia a spolmonare quel che ho dentro. Tonelli a un certo punto ha scritto sul libro in maniera mitica di posti, persone, contesti, zone che io vedevo in maniera molto grigia invece. C'ero più notti, macchina calda, dove ti porta decide lei. Notte solitaria e vagabonda, a pensierare in auto verso la prateria. Lasciare che le storie riempiano la testa, che così poi si riposa. Un po' come stare sulle piazze a spiare la gente che passeggia e fa salotto e guarda in aria. Tante fantasie, una sopra e sotto all'altra. Però non si affatica nulla. Stavo soltanto attivare un'occhiata più intensa. E devo dire che questa cosa ha fatto sì che partisse proprio una voglia di raccontarla anche attraverso il mio modo di vederla, quindi attraverso le canzoni. Certe notti fai un po' di cagnara e sentano che non cambierai più. Quelle notti fra cosce e zanzare e nebbia e locali a cui dai del tu. Correre allora. La macchina va dove vuole, svolta su e giù dalla via Emilia, incontra le colline, alle montagne, oppure verso i fiumi, le bonifiche, i canneti. Mi ha fatto affezionare ancora di più a questo posto, devo dire. Quindi sono debitore a diverse cose a chi ha ritorno di me. Non si può restare soli. Poi, tra Reggio e Parma, lasciare andare il tiramento di testa e provare a indovinare il numero dei bar, compresi quelli all'interno delle discoteche o dei dancing all'aperto, ora che è agosto. E hanno alzato persino le verande per godersi meglio le zanzare e il puzzo della campagna, grassa e concimata. Notte, la via Emilia, una 500. Alla guida un ragazzo che corre a spolmonare quel che ha dentro per dimenticare una storia ormai finita. Questo e altri libertini, il primo libro di Pier Vittorio Tondelli. Un libro di culto per moltissimi giovani che si sono identificati nei personaggi confusi e trafelati, innamorati e voraci di questo indimenticabile scrittore emiliano. Ma dove nasce il successo di questo libro? Dallo scandalo che ha suscitato negli anni Ottanta? Dalla lingua rivoluzionaria con cui è stato scritto? O dall'essere un lucido ritratto di una generazione? Quello che sembra essere il racconto più autobiografico è poi in definitiva una specie molto cadenzato su delle occasioni biografiche generazionali, voglio dire un protagonista che fa tutto quello che in un certo senso è stata l'esperienza giovanile degli anni 70. Altri libertini è stato un libro di rottura nell'epoca in cui uscì e fece molto parlare di sé, credo giustamente, perché riuscì a dare voce a personaggi che non avevano voce. Altri libertini, come diceva Tondelli, è un romanzo a episodi. Sei storie di giovani negli anni 70, sempre in fuga, fra Parigi, Amsterdam, Londra, persi, tra droghe e passioni furibonde. Ma sempre alla disperata ricerca di senso. Il libro suscita interesse, ma anche scandalo. Amori omosessuali, eroina, prostituzione, bestemmie. Il Tribunale dell'Aquila lo definisce opera luridamente blasfema. E puntualmente scatta il sequestro. Come sapete, il libro di Tondelli è stato anche molto apprezzato dal giudice Bartolomei dell'Aquila, che ne ha disposto il sequestro per oscenità. Non credo che il giudice Bartolomei si occupi di letteratura e segua questa rubrica. Se la seguisse, se per caso ci sta ascoltando, vede che il suo autore non è forse quel ragazzaccio sventato che lui ha creduto di ravvisarvi. La condanna viene annullata e per la critica il libro diventa la summa di un decennio. Lacrime, lacrime. Non ce n'è mai abbastanza quando vien su la scoglionatura. Inutile dire, cuore mio, spaccati a mezzo come un uovo e manda via il vischioso male. Quando ti prende lei, la bestia, non c'è da fare proprio nulla, solo stare ad aspettare un giorno appresso all'altro. E quando viene comincia ad attaccarti la bassa pancia, quindi sale su allo stomaco e lo agita in tremolio di frullatore. E dopo diventa ansia,
che è come un sospiro trattenuto, che dice vengo su e poi non viene mai. E Laura diceva, mi ricordo, che questo faceva male, ahimè, davvero molto male. Come ti si ringassero da dentro le budelle, le graffettassero, le punzecchiassero, insomma, tanti scorpioncini appesi al tubo digerente. L'angoscia viene descritta come un vischioso male. L'ansia, quella che prende allo stomaco, è come tanti scorpioncini appesi al tubo digerente. Ma che lingua è quella di Pier Vittorio Tondelli? Altri Libertini è stato un libro molto importante perché c'è questo parlato che Tondelli prende veramente dalla strada da un lato e dall'altro lo prende dalla letteratura nordamericana. È una scrittura rapida, pulsante, irriverente, che si impasta di strada, di musica rock, di cinema e addirittura di fumetto. Tondelli fece una grossa ricerca all'epoca sui linguaggi. Mi ricordo che diceva: io vado sugli autobus e ascolto, vado nei bar e ascolto, e riuscì a dare voce, a raccontare un popolo che veniva raccontato molto spesso in maniera caricaturale. Io credo che lui sia stato l'unico a non fare la caricatura del popolo della notte, del popolo delle università, del popolo dei movimenti. Cuccarsi, strizze, svacco, pensierare, spolmonare sono i termini gergali e le parole inventate che danno ritmo e gusto ad altri Libertini. Negli scorsi anni l'unica novità letteraria è stata proprio questa irruenza del materiale selvaggio e del materiale cosiddetto della letteratura emarginata, che ha un po' svecchiato o almeno ha portato qualcosa di nuovo nella letteratura. E io ho assunto un po', pur non essendo, credo, un narratore selvaggio, cioè ma essendo una persona che vuole fare consapevolmente una mediazione, no? Sia linguistica che strutturale su quello che scrive, ho assunto un po' questa caratteristica anche un po' eversiva della pagina del vissuto, di questa irruenza dei vissuti dentro le storie che racconta. È vero che non vogliamo pagare la colpa di non avere colpe, che preferiamo morire piuttosto che abbassare la faccia. È vero, cerchiamo l'amore sempre nelle braccia sbagliate. Tondelli tossicomane, Tondelli libertino, questa è l'immagine che ci è passata, perché come spesso accade, il romanzo fa l'autore. Eppure Tondelli non ha mai smesso di precisare che non si tratta di vicende autobiografiche, ma di invenzione. La scrittura è finzione. A un'insegnante del liceo, preoccupata che il suo alunno si fosse messo su una cattiva strada dopo la pubblicazione di altri libertini, Tondelli in una lettera risponde: cara Wanda, tu non lo crederai. Che lo abbia voluto o meno, ho fatto del bene, portato a molti emarginati che mi hanno scritto e cercato in tutti questi anni. La forza di cercare un riscatto umano, la volontà di essere se stessi al di là dei giudizi della gente. Alcune persone hanno trovato in alcune pagine di altri libertini una ragione per andare avanti e dare un senso alla propria vita. È un Tondelli che non cerca facili vie di gloria, ma un uomo attento alle inquietudini e al dolore dei suoi personaggi, come dei suoi lettori. Nel mio ricordo personale di Tondelli mi sono rimaste soprattutto due caratteristiche: una, la generosità, e l'altra, la sensibilità. Di tutti gli scrittori che ho conosciuto prima, durante la sua vita e dopo, nessuno aveva tanta disponibilità ad ascoltare le altre persone e nessuno era così pronto ad entrare in contatto con gli altri ed anche molto spesso ad esserne ferito. La cosa che mi colpì di più di lui probabilmente fu la sua grande disponibilità, la sua grande palese generosità. Era tutto fuorché lo scrittore narciso, innamorato di sé. Credo che questa sia stata la sua forza e in qualche misura anche la debolezza che ha fatto sì che scomparisse anzitempo. Lungo gli anni Ottanta Tondelli scrive altri libri, tutti molto diversi da altri libertini. Ma nell'ultimo drammatico periodo della sua vita, Tondelli, gravemente ammalato in ospedale, dichiara di compiere un ritorno rovente al mondo del suo primo romanzo, di riconoscersi fortemente nel dolore e nel desiderio di vita dei suoi personaggi. There's no one left to take the lead, but I tell.